Campo principale di oggi, lo stadio Matusa per Frosinone Trapani, Massimiliano Graziani. Conta solo vincere, lo ha detto Capitan Frala per motivare i compagni in vista della sfida, lo ha ribadito ieri il tecnico Pasquale Marino. Il Frosinone ha reagito al momento critico con due vittorie di fila nelle ultime due giornate, ora per ambire alla promozione diretta che un paio di mesi fa sembrava quasi scontata, può solo vincere e sperare in un passo falso del Verona che lo precede di un punto. A spingere i giallo-azzurri Ciociari sarà ancora una volta il calore proverbiale del Matusa contro il Trapani che è impegnato a consolidare il margine di sicurezza sulla zona salvezza. Le formazioni, Frosinone che si schiera con Bardi in porta, difesa a tre con Terranova, Ariaudo e Krajnc, al centrocampo Maiello, Gori e San Marco, sugli esterni Fiamozzi a destra e Crivello a sinistra che gioca al posto di Mazzotta che parte dalla panchina perché reduce dai postumi di un'influenza. Coppia d'attacco Ciofani e Dionisi. Risponde il Trapani con Pigliacelli e Celli fra i pali, difesa a quattro con Casasola, Pagliarulo, Legittimo e Rizzato, al centrocampo Maracchi, Colombatto, Barilla, i due trequartisti Nizzetto e Citro e poi la punta il brasiliano Coronado. A Frosinone è una giornata grigia, ogni tanto illuminata dal sole che fa capolino, ma il Matusa è tutto esaurito in un tripudio di giallo-azzurro, una settantina di tifosi provenienti da Trapani. L'arbitro è Di Paolo Di Avezzano. Studio. 7 minuti e 40 secondi allo stadio Matusa, 0-0 fra Frosinone e Trapani, ma la squadra Cesara ha avuto già due occasioni per portarsi in vantaggio dopo un minuto e mezzo con una girata di testa di Daniel Ciofani finita oltre la linea di fondo e poi con Dionisio al quinto minuto la bomber della squadra Cesara è entrata in area di rigore e poi ha fallito clamorosamente l'occasione da sinistra con un tiro che è finito fuori di poco a fin di palo. Alcune Frosinone nella metà campo avversaria fa girare palla ora proprio sulla linea mediana con i difensori avanzati dal reparto arretrato, il Trapani a difesa dei propri spazi pronto a ripartire in velocità, Frosinone che attacca da sinistra verso destra in completo giallo con numerazione azzurra mentre il Trapani indossa un completo totalmente nero con inserti e numerazione bianca. Siamo all'ottavo minuto, 0-0 fra Frosinone e Trapani. Attenzione pallone, Frosinone in vantaggio con Dionisi al dodicesimo, cambia il parziale, Frosinone 1 Trapani 0. Te. Sì, grazie Massimiliano Graziani. Frosinone Trapani. Siamo al 14esimo, il Frosinone in vantaggio sul Trapani per 1-0 con la rete segnata da Dionisi al 12esimo. La squadra Ciociara ha finalizzato una superiorità nettissima in questa prima fase di gara. Sull'asse Daniel Ciofani, Federico Dionisi, arriva il gol del vantaggio per la squadra di Pasquale Marino che sfrutta tutta l'ampiezza del campo sul fronte d'attacco facendo viaggiare il pallone da sinistra verso destra. Poi Daniel Ciofani mette palla in mezzo al limite dell'area piccola e stavolta Dionisi non sbaglia, mette dentro la sua rete numero 17. In questa stagione sempre di più bomber principe della squadra giallo-azzurra Ciociara che si ripresenta ancora in avanti ancora con Dionisi che va a puntare un avversario costretto a mettere palla in fallo laterale, Legittimo il ripiegamento, spedisce il pallone fuori dal rettangolo verde, in piedi mister Calori a dare indicazione al suo Trapani un po' spaesato che si è fatto vedere solamente al decimo con Casasola l'argentino che è riuscito a trovare il fondo per mettere un pallone interessante, pericoloso nel cuore dell'area di rigore Ciociara. Frosinone in vantaggio per 1-0 sul Trapani, la rete segnata da Dionisi al 12esimo. Andiamo a Chiavari, Virtus Entella Verona. 21 minuti del primo tempo, il Frosinone in vantaggio sul Trapani per 1-0. Poco fa un abbraccio proibito proprio nel cerchio di centrocampo fra capitano Pagliarulo del Trapani e Dionisi, l'autore del vantaggio Ciociara, rimasto a terra Dionisi. Poi c'è stato un confronto polemico fra i due, subito sedato dall'arbitro Di Paolo Di Avezzano. Nel periodo non collegato, Frosinone vicino al raddoppio con un diagonale di Fiamozzi respinto dal portiere del Trapani Pigliacelli e poi un tentativo dalla distanza di Nizzetto per il Trapani, tiro senza pretese che non ha impensierito minimamente il portiere del Frosinone Francesco Bardi. Frosinone ancora in avanti però ora al limite dell'area avversaria con Samarco che ha la testa per Fiamozzi, palla in mezzo per Ciofani contrastato da Pagliarulo che mette palla in calcio d'angolo, ancora Frosinone vicinissimo al gol del raddoppio, Frosinone in vantaggio sul Trapani per 1-0 quando siamo al 22esimo e andiamo a Chiavari per Virtus Entella Verona. Frosinone Trapani. 26esimo con il Frosinone in vantaggio sul Trapani per 1-0, la rete di Dionisi al 12esimo, al 23esimo prima occasione per il Trapani con un sinistro a girare di Maracchi dal limite dell'area in diagonale e Bardi che è volato sul palo di destra per mettere il pallone in calcio d'angolo, un Trapani che cerca di rendersi più pericoloso con i movimenti in attacco e il fraseggio palla a terra, ma è un Frosinone solidissimo e ispirato dalla tre quarti in su, ha impressionato una discesa travolgente di Maiello che ha seminato avversari sul suo cammino e poi è stato fermato in area
di rigore in take dall'Egittimo proprio all'ultimo momento, e poi una mezza rovesciata acrobatica strepitosa di Ariaudo al 21esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo con la palla che è finita fuori di poco. Ora il gioco è fermo perché si riprenderà con una rimessa con le mani dal fallo laterale da destra di Fiamozzi per il Frosinone. Siamo al 27esimo, il Frosinone in vantaggio sul Trapani per 1-0. Andiamo da Melillo per Virtus Entella Verona. Torniamo a Frosinone Trapani. Ottavo minuto del secondo tempo con il Frosinone in vantaggio sul Trapani per 1-0 grazie alla rete segnata da Dionisi al 12esimo del primo tempo. Ha rischiato poco fa il portiere del Frosinone Vardi con un rinvio attardato che quasi consentiva l'intervento di Nicola Citro, che era arrivato di sottecchi alle sue spalle per cercare di disturbarlo. Ora recupera però il Frosinone palla al limite dell'area di rigore con Dionisi, che sull'intervento di Colombatto ha provato un tocco sotto per tentare di scavalcare Mirko Pigliacelli, che era leggermente avanzato rispetto alla linea di porta. Non si è fatto sorprendere il portiere del Trapani, che ha agguantato il pallone e adesso fa ripartire con il rinvio l'azione della propria squadra. Palla persa da Barilla sulla linea del fallo laterale a destra. Maiello controlla palla con Sapienza, poi lancia in avanti Dionisi per lo scatto sul filo del fuorigioco, palla sul sinistro, l'intervento, il calcio di rigore per il Frosinone, intervento netto sui piedi di Federico Dionisi del portiere del Trapani Pigliacelli. Aveva spostato il pallone Dionisi e si era aperto lo spazio per battere in una porta che sarebbe rimasta incustodita con il sinistro proprio sullo spigolo leggermente più accentrato, leggermente verso il centro dell'area piccola, e non ha potuto far altro Pigliacelli che metterlo giù e concedere il calcio di rigore al Frosinone. Calcio di rigore che sta per essere battuto da Daniel Ciofani, che oggi indossa la fascia di capitano. La curva è quella del Frosinone, quella alla nostra sinistra, la curva nord, il cuore. Rigore anche per l'Entella su Cattelani, a te la linea. È pronto Daniel Ciofani per la battuta dagli 11 metri. Parte Ciofani con il destro, il tiro, la parata di Pigliacelli, che è volato sulla sinistra, è andata a prendere il pallone indirizzato sul palo di sinistra e ha sventato il tentativo di Daniel Ciofani. Opportunità mancata per il Frosinone per portarsi sul 2-0 quando siamo al nono minuto. Torniamo ancora a Frosinone. 45esimo, ultimo minuto di gioco, salvo recupero. Andiamo di vedere la lavagna luminosa, il Frosinone in vantaggio sul Trapani per 1-0. La squadra sociale cerca di arrivare al termine con il vantaggio prezioso per i tre punti in questa partita sofferta. Calcio d'angolo battuto dal Trapani, palla che attraversa tutta l'area di rigore e finisce in fallo laterale dalla parte opposta. Cerca di far trascorrere il tempo il Frosinone. Qui si vede l'esperienza di un capitano di lungo corso come il 35enne Frara, che rallenta i ritmi quando si riceve palla, e poco fa è andato a chiudersi sulla bandierina di calcio d'angolo con una serie di dribbling sul posto per far trascorrere il tempo. Ma ci sono ancora 4 minuti da giocare, segnalati dal quarto uomo, 4 minuti di recupero che separano il Frosinone vai fino al termine dalla vittoria, mentre il Trapani cerca di farsi vedere in avanti con Nizzetto al limite dell'area a destra, due avversari su di lui, l'intervento falloso alle sue spalle di Fiamozzi, calcio di punizione assegnato alla Trapani. C'è da soffrire per i tifosi giallo-azzurri sociari qui al Matusa, perché il Trapani sembra in grado di poter agguantare un pareggio in extremis. Del resto il secondo tempo è stato davvero equilibrato, con occasioni da una parte e dall'altra, con rovesciamenti di fronte continui. Adesso c'è questo calcio di punizione che sta per essere battuto da Nizzetto all'altezza dello spigolo dell'area di rigore, però nei pressi della linea del fallo laterale a destra. Sta per partire con il sinistro Nizzetto, sarà presumibilmente una parabola di interno sinistro a rientrare con due soli giocatori in barriera per il Frosinone, mentre l'arbitro Di Paolo va a fare il segno con lo spray bianco a terra per delimitare la posizione dei due giocatori in barriera. E Nizzetto sta per partire con il sinistro, consueto mucchio di giocatori delle due squadre nel cuore dell'area di rigore. Parte Nizzetto con il sinistro, pallone scodellato sul secondo palo, la rovesciata con il pallone che finisce sul fondo, il tentativo di Manconi, che è andato a prendere una palla a mezz'aria con un tentativo acrobatico, ma la traiettoria è finita oltre la linea di fondo senza problemi per il portiere del Frosinone Bardi, che adesso provvede alla rimessa in gioco dallo spigolo dell'area di rigore a destra con i piedi. Pronto Bardi a far partire la traiettoria, dà indicazioni con il braccio alzato in completo grigio Bardi, con guanti e scarpini verde evidenziatore. Pallone che spiova nella metà campo avversaria, lo stop di petto a seguire di Daniel Ciofani, che cercava di mettere in movimento Fiamozzi ma ha recuperato palla con l'argentino Casasola, il
il Trapani con Manconi, l'apertura a sinistra per Rizzato, limite dell'area di rigore, lo scambio con Giallo, il cross che attraversa tutta l'area dalla parte opposta, c'era Thiago Matias Casasola, l'argentino non è arrivato per un soffio sulla traiettoria del pallone, solamente sporcata con la palla che è finita oltre la linea di fondo. Intanto c'è ci sono delle contestazioni in campo, c'è tutta la panchina del Trapani in piedi perché c'è il tecnico Calori veramente esagitato che sta chiedendo delle cose all'arbitro che va a parlare ora con il quarto uomo, invita tutti alla calma, a riprendere posizione sulla panchina e a ristabilire un po' di ordine intorno al rettangolo di gioco. Non ci sono i calci di punizione, si riprende con la rimessa dal fondo che sarà effettuata da Bardi per il Frosinone, ma è un finale davvero concitato, palpitante, con il risultato in bilico, il Frosinone in vantaggio per 1-0. Il pareggio dell'Ascoli al primo di recupero con Perez, ma ci sarà tanto da raccontare, 1-1 a terra linea. Il rinvio dal fondo di Francesco Bardi quando siamo al 48esimo e c'è ancora un minuto da giocare in questo finale davvero emozionante, con il portiere del Frosinone che rilancia la palla nella metà campo avversaria, il controllo con l'esterno destro di Daniel Ciofani che dà in avanti per Mokulu, finisce giù sull'intervento di Pagliarulo, non c'è fallo dice l'arbitro e Pagliarulo invita Mokulu a rialzarsi fra le proteste del pubblico ciociaro qui allo stadio Matusa. Riparte il Trapani con Giallo, è contrastato da Mirko Gori, costretto a dare palla indietro, poi il rinvio nella metà campo del Frosinone e Frara che allontana palla, che finisce addirittura in tribuna dalla parte opposta del campo rispetto al nostro punto di osservazione. Rimessa in gioco con le mani già effettuata dal Trapani, Pigliaselli riceve palla. Scusa Graziani, è finita Alessandro Cabassi, Carpi batte Salernitana 2-0, le reti alla 28esima di Bianco sul calcio di rigore e il raddoppio di Letizia alla 30esima. A te Graziani. Scusami Avallone, dovrebbe essere Lasagna l'autore del gol del raddoppio. Sì Lasagna, sì scusami. Grazie Lasagna. E torniamo ancora a Frosinone. Una manciata di secondi alla fine con il Trapani nella metà campo avversaria, l'apertura a destra per Nizzetto, il cross, il taglio in diagonale al limite dell'area, la sponda di Manconi che cercava l'inserimento di Davis Guriale e arriva ora il triplice fischio che manda tutti negli spogliatoi. Il Frosinone ha battuto il Trapani per 1-0 con la rete di Dionisi al 12esimo del primo tempo. Frosinone che ha fallito un'occasione enorme per portarsi sul 2-0 sempre nel primo tempo con il calcio di rigore sbagliato con il calcio di rigore sbagliato da Daniel Ciofani, e ha sofferto fin dalla fine con un Trapani davvero intraprendente nel finale che ha sfiorato più volte il gol del pareggio. Tutti in campo ora, quelli del Frosinone che festeggiano, quelli del Trapani che hanno qualche recriminazione con l'arbitro. Scusami Graziani, intanto e siamo al do solamente il finale. Dopo 48 minuti di gioco nel secondo tempo si è conclusa la partita fra Frosinone e Trapani, la vittoria del Frosinone sul Trapani per 1-0. Te Corsini.